Ciao a tutti, avete un locale? Ne gestite uno? Avete il sogno di aprirlo? Allora questo video è tutto per voi. Di cosa parliamo? Beh, tante volte mi avete sentito dirlo se avete visto qualche video su questo canale. Il successo di un locale, ristorante, bar, trattoria, pizzeria, bistrò che sia, non è dato dalla qualità del prodotto, è dato da qualcos'altro. Perché? Perché voi potete avere lo chef migliore al mondo e fare i piatti migliori al mondo, così come i cocktail migliori al mondo. Però se i clienti non entrano, non lo saprà mai nessuno. Qualcuno mi dice ogni tanto, beh, però c'è il passaparola. Sì, però di passaparola nessun ristorante ha mai vissuto. Il passaparola è importante per carità e io stesso insegno come si fa a far sì che il passaparola ci sia. Sì, però non è che vivi solo di quello. Va bene. Marketing, di questo parliamo. Il 29, il 30 e il 31 di gennaio 2024 a Montagnat o a distanza ci sarà il corso di marketing per la ristorazione. Per lo più la maggior parte degli allievi tende a partecipare in videoconferenza. Chi vuole per me, purché ci si accordi prima, può venire in presenza. È un corso a tutti gli effetti, non è un video, non è un webinar. Ma è così, quello che voi immaginate essere un corso. Io parlo, voi potete farmi domande, anche interrompermi, confrontarvi tra di voi, confrontarvi con me, ottenere delle risposte, eccetera, eccetera. Ci sono più di 200 slide che io mostrerò, però naturalmente soprattutto c'è l'interazione, che è la cosa più importante. Il corso è bello tosto, ci si stanca. Nelle passate edizioni io ho sempre visto gli allievi andare via ben stanchi. Perché? Perché le informazioni sono veramente molte. Dalle 9.30 alle 17.30 di tutti e tre i giorni, si inizia alle 9.30 precise, senza presentazioni, senza niente, senza convenevoli. Perché? Perché le informazioni appunto sono tante. Poi magari convenevoli li facciamo quando andiamo a pranzo. Beh, certo, c'è una pausa pranzo, naturalmente. C'è una pausa pranzo, se volete possiamo anche farla assieme con chi è in presenza, così come possiamo stare assieme la sera. Io di solito mi tengo libero, se vengo invitato partecipo. Quindi si va anche oltre a continuare a parlare di marketing della ristorazione. Va bene. Francesco, ci dai un elenchetto degli argomenti? Sì, certo, sono qui apposta. Il logo, il sito, le sponsorizzate, la fanpage e in generale tutta l'attività social. Questo è il minimo, non è il corso. Perché molti quando parlano di marketing della ristorazione pensano a questo. Però guardate che fa marketing il muro d'ingresso del ristorante, quello fa marketing a tutti gli effetti. L'ingresso fa marketing. Come apparecchiate la tavola fa marketing. Come servite i piatti fa marketing. Come impostate le luci del vostro ambiente fa marketing, come impostate la temperatura fa marketing, ovviamente la presentazione dei piatti fa marketing. Attenzione, io non dico giusto o sbagliato, bello o brutto, io dico fa marketing. Cosa intendo? Che noi per ognuno di questi elementi dobbiamo valutare gli effetti positivi e quelli negativi, cioè apparecchi in un certo modo, seguendo un certo schema. Quali sono le conseguenze positive di ciò e le conseguenze negative di ciò in relazione al tuo target, alla tua clientela tipica o desiderata? Questo dobbiamo sapere. La stessa cosa vale per l'impiattamento, cioè io impiatto il famoso piatto, scusate il gioco di parole, in un certo modo. Quali sono gli effetti positivi e gli effetti negativi? Poi naturalmente ognuno di voi sceglie per sé in base al proprio locale e in base alla propria clientela, ma non in base al proprio gusto. Perché? Perché fare marketing significa questo. Significa che io non devo pensare a quello che piace a me in quanto titolare o gestore del locale. Io devo pensare a ciò che potrebbe attrarre, e dico attrarre, non piacere, e c'è un motivo, poi durante il corso lo spiego, non piacere, attrarre la mia clientela. Va bene. E il menù? Certo, anche il menù. Il menù inteso sia come scelta dei piatti da mettere dentro nel menù o dei cocktail,
o delle crepe o di quello che decidete di mettere in base al vostro tipo di locale. Perché? Perché sono parte anche questi di una precisa strategia. Io dico sempre che non deve essere lo chef a scegliere i piatti, ma deve essere qualcuno che ha fatto marketing. Poi lo chef gli dà una mano a valutare, vi dirà quali sono le difficoltà nella creazione di un certo piatto piuttosto che un altro, fa lavorare o lavora per produrlo, però non è che li sceglie lui, perché? Perché non ha fatto marketing, a meno che non sia una persona che ha fatto marketing. Io, per esempio, beh, qualche volta ho partecipato, quando facevo ancora l'executive chef operativo tutti i giorni, qualche volta ho partecipato alla stesura dei menu e qualche volta no. Qualche volta ha deciso qualcun altro, io poi i piatti li eseguivo e basta, non ci trovavo anche niente di strano, non me la prendevo, perché è normale che sia così. Va bene, andiamo avanti. I contenuti quindi sono tanto, vi ho dato adesso alcuni argomenti, ma in realtà poi ce n'è ben di più, perché gli aspetti che fanno marketing sono molti. Queste ore, dalle 9.30 alle 17.30 di 3 giorni, tranquilli, le riempiamo tutte e qualcosa resta fuori. Questo per dirvi quanta roba dobbiamo andare a discutere e su cui ci dobbiamo confrontare. Proseguiamo. E col corso? E col corso ci sono tutta una serie di cose. Beh, intanto un attestato. Perché? Perché se avete l'intenzione di cercare lavoro, avere nel vostro curriculum il fatto che avete seguito un corso di marketing per la ristorazione, vi garantisco che c'è un bel valore. Proseguo. Modelli, materiale, checklist, fogli elettronici. Io negli anni ho messo assieme un sacco di cose e li metto come corredo di questo corso. Qualcuno in passato mi ha detto che già soltanto questo materiale valeva il prezzo del corso. Perché? Perché se mi doveste pagare consulenza a ora per fare tutto questo lavoro qui, paghereste ben di più che a seguire il corso. Poi uno dei miei libri che non vendo più, lo do invece assieme al corso, aprire un nuovo ristorante. Perché? Perché questo libro contiene al suo interno tutta una serie di indicazioni, molte indicazioni che sono importanti per chi si occupa di marketing, a prescindere dal fatto che voglia aprire o no un ristorante. Sul serio. Poi il tirocinio. A chi frequenta questo corso do la possibilità di portare avanti un periodo di 3 mesi di tirocinio in affiancamento a me, in presenza o a distanza, e più ovviamente scelgo una distanza perché in presenza uno dovrebbe vivere nei dintorni di Montagnana per poterlo fare, ma per me sarebbe uguale, ovviamente, in cui si potrà assistere alle mie riunioni che tutti i giorni porto avanti con i ristoranti che seguo per vedere in pratica, sul serio, le cose che si fanno, le cose che si dicono, le decisioni che si prendono, in base a quali valutazioni, eccetera. Quindi, insomma, c'è un bel corredo assieme al corso. A questo punto bisogna iscriversi. Come ci si iscrive? Beh, mi si manda un messaggio su WhatsApp al 349 2207 339, oppure se preferite l'email fradefra@frachef.it. Il prezzo 2025 euro. E con ciò credo di avervi detto tutto. A questo punto, saluti, baci, abbracci e ci vediamo al prossimo video. Ciao.